Io volevo tornare sulla tua idea del cambio di paradigma, definibile con la formula la nuova biologia dell'invisibile. Sì. Questa dimensione biologica dell'invisibile. Che era il punto su cui non sono assolutamente d'accordo, cioè questa differenza ontologica del digitale rispetto alle tecniche precedenti. Uh-huh. Come se la tecnica, l'effetto ontologico o di creazione dell'ambiente, la tecnica subentrasse solo adesso, secondo me fa parte di questo aspetto che fa sì anche che sfumi quella distinzione tra natura e tecnica, così come è tramandata. Provo a rispondere. Intanto, appunto, parto da un presupposto. Cito due autori. Uno è Tomás Maldonado, che dice: non c'è dubbio che tra vita naturale e vita artificiale i confini appaiono oggi sempre più sfuggenti. Matthew Grob: stiamo abbattendo i confini tra i sistemi biologici e quelli al silicio. E poi l'idea di Joseph Licklider, che siamo entrati in un sistema, di simbiosi con la macchina. Qual è il punto? Oggi abbiamo dei sistemi visivi, che però sono sistemi visivi simbiotici. Sistemi visivi simbiotici non ottici, non per forza ottici, non hanno bisogno per forza delle camere. Possono avere un computer per riconoscere un'immagine, ha bisogno di data, non di camere. Quindi abbiamo sistemi visivi ottici, sistemi visivi non ottici, sistemi visivi che vivono in simbiosi con noi perché hanno bisogno del nostro dialogo, intelligenti, cioè che sfruttano questo dialogo con l'uomo per creare sempre più una situazione. Allora, quando noi andiamo a visualizzare il mondo con questa cosa qua, non lo stiamo visualizzando, lo stiamo in qualche modo incorporando a noi, lo stiamo metricizzando, lo stiamo ricollocando, gli stiamo dando delle informazioni, gli stiamo dando delle indicazioni, ci stiamo ricollocando di volta in volta. Pensa alla realtà aumentata, o meglio la mixed reality, o la mixed reality con ologrammi gestita da un'intelligenza artificiale. Stiamo parlando di un sistema che ha una serie di dialoghi non solo non numerabili, ma non virtualmente infiniti, proprio perché è, tra virgolette, intelligente nel modo che dicevamo prima, l'intelligenza deficiente, cioè il sì e no, nero, bianco, eccetera, eccetera. Ma è comunque una realtà che è in dialogo con noi, che cerca con noi la situazione, che è continuamente interattiva, che è continuamente riontologizzante il mondo. Questi sistemi hanno la capacità di riontologizzarlo di momento in momento, e non solo cambiano il loro DNA nel dialogo con loro, ma ci invitano a cambiare anche il nostro, perché nel momento, come alla Cingolani, che ho citato prima, noi ci attestiamo sullo stesso cloud, magari con l'avvento del 5G, sì, o meglio ancora del 6G, noi stiamo in qualche modo ricomponendo un DNA, e questo avviene in tempo reale, in spazi reali. Non sono più dispositivi come il grattacielo di vetro o la caverna di Platone o la macchina, la camera oscura o la lanterna magica, che sono dispositivi che nascono per identificare un modello visivo attraverso una macchina e attraverso un supporto e attraverso una nostra posizione. Mi spiego, il cinema funziona nel momento in cui c'è una tecnologia, la macchina da presa di proiezione, c'è un supporto, la pellicola, tant'è che le opere del cinema si chiamano film, che in inglese significa pellicola, cioè identifichiamo il contenuto con il supporto. E il sistema dispositivo si chiude nel momento in cui prevede il posizionamento della tua esperienza, seduto in silenzio in sala al buio. Questo è il cinema, non è altro. Questi sistemi non gliene frega assolutamente niente, né di quel sistema né di altri, non hanno un supporto, il software non è un supporto. Il software è malleabile, il software è niente, il software è qualcosa di impalpabile. Allora, questa idea dei mezzi di comunicazione che si identificano con la tecnologia, con il proprio supporto e con l'esperienza, quella che viene chiamata l'esperienza, cioè la collocazione dello spettatore in un sistema specifico di fruizione, è saltato completamente. Queste macchine mi chiedono di essere in dialogo, ma perché non, che ce lo vediamo un film sul tram? Cioè, è un sistema davvero che nella metafora biologica trova il suo riferimento primario e principale, e non è più quei sistemi che si identificano con questo rapporto tecnologia, modello di fruizione, cioè esperienza-supporto. Queste macchine digitali soprattutto non si pongono limiti,
ma non si pongono limiti anche perché non sono per forza ottiche. Poi siamo noi, uomini, che siamo uomini nel senso di esseri umani, ovviamente, che siamo in qualche modo depotenziati e che abbiamo bisogno di una visualizzazione dei dati. Allora, in quel senso, la macchina è pre-ottica e paraottica e oltreottica, non ha più quel bisogno e non ha più quell'idea di strumentazione. In questo, ripeto, questa è una mia posizione specifica, che ovviamente nasce all'interno di studi ben più alti dei miei, come quello di Rick Leader o dei filosofi digitali, dei già citati Wolfram o Chaitin, ma è un qualche cosa che può essere capito, compreso, proprio nel senso etimologico del termine, cioè preso assieme, abbracciato, solo in una dinamica, in una metafora biologica. Cioè, solo se noi entriamo in questo sistema possiamo riuscire a capire un sistema come le tute multisensoriali che ci permettono di accedere alla realtà mista, ma che ci permettono anche di dialogare con internet apticamente e via dicendo. Allora, il tema della che io tradurrei in predominanza della metafora visiva nella cultura umana, cioè effettivamente è quella sempre, esatto, cioè effettivamente c'è una predominanza della metafora visiva, che effettivamente è forse il senso più sviluppato che ci permette di, quindi quello che potremmo chiamare sentire in senso ampio e che fa attraverso vari sensori, e così anche noi non è che solamente siamo una metafora visiva, cioè appunto magari sentiamo il calore più che vederlo noi lo percepiamo. E quello è un tema che mi sembra molto interessante, e del superamento di questo, di come l'occhio della macchina forse non è un occhio, ma è un sentire, nel senso di percepire. Posso bloccarti su questo, perché hai detto una cosa che mi interessa molto. L'occhio della macchina è il titolo è un omaggio a un testo di Paul Virilio. Sì. Però in questo libro fondamentalmente non c'è un occhio e non c'è una macchina, perché la computer vision produce algoritmi e software, e gli occhi di cui stiamo parlando non sono occhi nel senso cinematografico, ottico, del termine. Quindi c'è una doppia bugia. Cioè, tu parli della computer vision e della macchina come estensione del nostro percepire il mondo. Cioè, va a compensare dei limiti che noi abbiamo. Noi andiamo a con opportuni sensori a prelevare dei dati, hai fatto un esempio perfetto, no? Trasporli nella nostra realtà. Noi abbiamo bisogno di un'interpretazione dei dati. Però questa è la tecnica, cioè la critica che sto cercando di fare, sto cercando di capire dov'è che c'è questo salto tra la tecnica predigitale e la tecnica digitale. Il tradurre i dati in qualcosa che non riusciamo a comprendere è qualcosa che la tecnica fa in tante forme, anche meccaniche, da sempre. E anche in formule. Non solo in forma, certo, ma anche in formule e pre-digitali. Certo. Infatti io non sono d'accordo sulla cosa dell'estensione, io lo cito, quella dell'estensione è una teoria di McLuhan. McLuhan diceva che i media non sono altro che l'estensione del nostro corpo. Chiaro. Io non sono d'accordo, nel senso che è vero in parte, ma all'interno di una tecnica che è strumentale. Oggi noi arriviamo a una tecnica che non è più strumentale e basta, ma accede a confini diversi, cioè noi con la tecnologia stiamo entrando in un rapporto tale per cui entriamo in rapporto anche se non abbiamo più bisogno di niente. Quello che secondo me è davvero cambiato oggi è che il rapporto con la tecnologia non è più un rapporto funzionale. Io ho bisogno di spostare quei massi, uso la leva, io ho bisogno di cuocere la carne, uso il fuoco, io ho bisogno di uccidere l'animale, uso la freccia. Io oggi entro in collaborazione, in simbiosi, come diceva il leader, con la macchina, anche per pensare, anche per avere una percezione cognitiva. Sono contento che mi abbia questo aspetto, perché proprio qua non sono d'accordo. Questo aspetto che è della tecnica come funzionale, cioè mi sembra un po' limitativo, perché allora la scrittura mica è funzionale, cioè tutte le tecniche diventano gli elementi culturali, nel senso degli elementi che costruiscono il nostro modo di essere, cioè diventano parte di noi. Habitus, certo, l'ho detto e all'inizio, quindi, Ma adesso però attenzione, questa differenza, e poi io capisco, il digitale porta un piano quasi dell'esistente, di produzione esistente, di generazione esistente, quindi di virtualizzazione, quell'esempio del tema del film, del non più film, è effettivamente un altro tema che mi ha colpito molto, però invece su questa differenza tra tecnica come funzione, come esplorazione, e tecnica come cambiamento ontologico,
mi sembra, non ho ancora capito se c'è un elemento. Allora, secondo me il punto è fondamentale, quando tu parli di scrittura hai colto in pieno, la scrittura nasce funzionale, tutte le tecniche nascono funzionali, se no non è tecnica, cioè l'ontologia della tecnica è creare oggetti per una funzione. Il digitale non è più catalogabile in questa dichiarazione qua. Funzioni estetiche che sfuggono al ruolo di funzione in qualche modo. Sì, ma quello poi però è un accesso che è successivo. Il punto non è la rifunzionalizzazione di una tecnica, il punto è che nell'approccio tecnico, meccanico, perché la tecnica è sempre legata alla meccanica, da sempre, c'è inizialmente il DNA, l'ontologia, è un'ontologia funzionale, cioè devo risolvere un problema funzionale, cioè devo intervenire nel mondo fisico per apporre una modifica. Ecco, il digitale non appone più una modifica, non è più per forza un toolbox dato all'uomo per apporre delle modifiche nel mondo fisico, ma è una nuova acquisizione dell'uomo, in parte in estensione, in parte in espansione, in parte in nonsense, cioè che va a ricostituire l'uomo nei rapporti col mondo fisico. Potrebbe persino non essere utilizzata per nessun cambiamento del mondo fisico. Fa un po' sorridere che la scrittura è funzionale e il digitale no, mentre la scrittura, come dire, lo scrivere... C'è un modello di pensiero, la scrittura è una serie di pratiche, questa è la vera differenza. Scusami, il passaggio dalla trasmissione... Ed è di Leibniz, non è di oggi, cioè su questo sono d'accordo con te, non è una roba che ci siamo inventati nel 1960, certo. Cioè il digitale come sistema di pensiero, addirittura pensiero teologico, addirittura pensiero di Dio, è del 600. La scrittura lo è, perché la scrittura, infatti, ne esistono tipi di scrittura diversa. Sì, ma nascono tutti con la stessa funzione, cioè con una funzione di mandare una... dire che c'è qualche cosa che ha un determinato peso, che lo devi fare, lo devi portare, eccetera, eccetera. Poi acquisisce un dato poetico. Sì, però nel senso, allora ti posso dire che il digitale nasce con un aspetto utilitaristico e poi serve ad altro. Cioè, non è vero. Il digitale nasce ontologicamente, nasce già nel mondo medievale, Occam, eccetera, nasce come modello di pensiero. Tutta la tecnologia digitale è il processo inverso, non è più una tecnica che ha sviluppato una potenzialità creativa o culturale, è un pensiero creativo e culturale che ha sviluppato molteplici tecniche. Questa differenza è rivoluzionaria. Il punto è che il digitale è prima della macchina di Turing, è prima persino della Pascalina di Pascal, è prima della macchina di Leibniz, è prima della sua caduta o ricaduta tecnica, ed è questo che lo rende rivoluzionario. È un pensiero, è un sistema di pensiero, è un sistema di rappresentazione, astrazione e rappresentazione del mondo. Sì. Cioè, in questo non è una tecnica, ma produce tecniche. È qualcosa di molto più vicino al pensiero. Allora mi si può dire, sì, la scrittura è la tecnica del pensiero. No, sì, però su questo se leggi Gutenberg, sì. Forse qua devo dire che quando tu parli di scrittura parli veramente della tecnica, quando io parlo di scrittura... Parli di linguaggio, però. Parlo un po' più di linguaggio legato al... Il linguaggio è qualcosa di molto simile al digitale, della rivoluzione, ma non la scrittura.